Allora, amici tifosi marcianisani della Stirpe, oggi qui allo stadio Massacquano di Vico Equense è andato in scena sicuramente il più brutto marcianese visto fino ad oggi. Una partita impalpabile che ci ha visto poi sconfitti per 2-1 dopo che eravamo andati anche in vantaggio. Sconfitta sicuramente meritata, perché per tutta la partita non ci siamo stati. Domenico, all'inizio una formazione un poco... il mister aveva mandato qualche rincalzo, se così lo possiamo chiamare, però aspettavamo qualcosa di più oggi da questo stadio. Potevamo uscire con i 3 punti se avessimo fatto una prestazione diversa, però una sconfitta ci sta tutta. Sì, la sconfitta è meritata per quello che è maturato soprattutto nel secondo tempo. Il Marcianise, sì, come dicevi tu, si è presentato in campo con una formazione rivoluzionata, ma devo dire anche che nell'ultimo periodo ci ha abituato a queste cose mister Fogliamanzillo, anche se oggi non ha dato i frutti ben sperati. Forse l'unica positiva è l'esordio di Conte, che ha giocato molto bene sulla fascia, però forse Rossetti ha sofferto un pochettino in difesa, anche se non è il colpevole di questa giornata, lo voglio sottolineare. Quello che c'è da dire è sicuramente che il Marcianise visto oggi contro questa squadra non è il Marcianise capolista, perché il Vico Equense è una squadra che dovrà secondo me sudare le classiche 7 camicie per salvarsi, ed oggi il Marcianise gli ha regalato letteralmente 3 punti. Raffaele, speriamo che non sia questo l'inizio della nostra discesa dopo le cose belle fatte nel girone di andata, però la squadra vista oggi non ci fa ben sperare. Sì, oggi, come dicevate voi, abbiamo disputato veramente una pessima gara. Abbiamo regalato, dal mio punto di vista, nel primo tempo la fascia sinistra agli avversari. A centrocampo non siamo riusciti a sviluppare le solite trame fatte di palle a terra. Infatti Citro è stato servito poco e male. Nel secondo tempo, con la sostituzione sulla sinistra di Verdone con Di Ronza, le cose sono un po' migliorate, ma però si notava che la squadra non era brillante come in altre occasioni. E poi il patatrac difensivo sul pareggio dei locali, e alla fine poi addirittura il fallo di mano che ha concesso, che ha decretato il rigore, e quindi la sconfitta del Marcianise. Forse soltanto il brutto secondo tempo di Santa Maria Capovetere lo possiamo paragonare a questa gara, però insomma, se vogliamo veramente arrivare in alto oppure stare a competere con le big di questo girone, non puoi venire qui a Vico Equense e fare una partita veramente senza la giusta cattiveria agonistica. Abbiamo visto uomini cardini come Lagnena, come Viola, insomma Verdone sulla sinistra, giù di tono, e anche lo stesso capocannoniere del torneo non ha dato il meglio di sé oggi. Dobbiamo lavorare veramente tanto per ritornare a quei livelli, altrimenti insomma il nostro campionato sarà un campionato come era previsto all'inizio torneo. E non so se lavorando come dici tu possiamo ritornare a giocare come prima. Fatto sta che oggi abbiamo fatto una bruttissima gara. Adesso andiamo negli spogliatoi, domanderemo al mister Fogliamanzillo quali sono le motivazioni di questa brutta gara, e vediamo che cosa ci dice. Allora mister, senza ombra di dubbio una delle più brutte partite fatte dal Marcianise.
forse la più brutta, non una delle più brutte. Io non voglio trovare scusanti, perché una grande squadra non può parlare di sintetico, campo piccolo, una volta è questo, una volta è quello. Una grande squadra gioca bene in tutte le superfici, con tutte le condizioni atmosferiche possibili e immaginabili. Il gol del pareggio è venuto su una palla a scavalcare, a me non interessa, c'è vento, non c'è vento. Una grande squadra guarda anche queste cose qua. È un errore imperdonabile, non si può prendere il gol dell'1-1 in quel modo. È lo stesso che ci ha portato all'espulsione di Posillipo a Francavilla, è lo stesso errore. Una squadra forte, una squadra matura, non può andare in vantaggio, dopo un minuto si fa riprendere, e quindi evidentemente non siamo maturi per certi tipi di discorsi, perché voglio dire, in casa abbiamo una marcia, fuori casa ne abbiamo un'altra. E prendiamo atto di questo e pensiamo alla prossima. L'esclusione iniziale di Posillipo? L'esclusione iniziale di Posillipo è una... Pagano ha fatto benissimo domenica contro il Real Metapontino, e anche Donato, come Pagano, ha avuto problemi di influenza, non siamo stati bene in 3 o 4 questa settimana, e per cui ho voluto confermare la buona prova di Pagano di domenica. Quindi mister, ripartiamo con la prossima, con la speranza di poterci riprendere, anche se io nelle ultime 2-3 gare, l'ho detto anche un'altra volta, ho visto che rimaniamo un poco sulle gambe. Ma questo non lo so, perché non credo, perché la squadra ha lavorato benissimo, lavora benissimo, quindi io non credo questo. Io credo che ci sia un affaticamento più che altro mentale, perché voglio dire, è vero che siamo giovani, tutto quello che vogliamo, però stare in testa dalla... mi sa che oggi la Turris non ha vinto, per cui oggi sono 20 su 20 primi in classifica, porta un dispendio secondo me anche mentale per una squadra costruita per salvarsi. Voglio dire, trovarsi lì per 20 gare su 20, secondo me ci dà qualche problema anche da questo punto di vista. Ragazzi, non è semplice stare davanti e subire queste pressioni. Io questo lo capisco, però capisco anche che se vogliamo fare altri tipi di discorsi, niente, dobbiamo vincere anche questa fatica. Mister, siamo ancora primi in classifica e speriamo che domenica di una vittoria nel nostro fortino, così magari almeno alziamo il morale. No, speriamo, la squadra deve assolutamente riprendersi, perché questa è effettivamente una brutta sconfitta.